Sono oltre 3 milioni in Italia le persone affette da disturbo alimentare. Per la 13ª giornata nazionale del fiocchetto Lilla, dedicata a chi soffre di queste patologie, anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da binge eating, sono i più conosciuti e diffusi. Per l'occasione, l'ASL Salerno ha organizzato, insieme alla Regione Campania e al Liceo Scientifico da Procida di Salerno, un momento di discussione e di confronto con gli studenti per conoscere i disturbi del comportamento alimentare. Fra gli ospiti c'era lo chef stellato Gennaro Esposito, che ha ribadito il concetto che la buona alimentazione ha l'efficacia di un ottimo farmaco, il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, la dirigente scolastica del liceo scientifico da Procida di Salerno, Anna Lara Giannantonio, e il fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Giubitosi, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Salerno, Giulio Corrivetti, e la dottoressa Antonietta Grandinetti. A chiudere il presidente della giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Bisogna sapere che questo problema sta diventando davvero serio. Noi siamo orgogliosi perché abbiamo creato una rete di aiuto per chi ha disturbi alimentari che è davvero l'avanguardia in Italia. Dobbiamo fare ancora di più, ma è un servizio importante. Questo dei disturbi alimentari è un problema che non viene a volte valutato perché non ha grande allarme sociale, mentre la tossicodipendenza o il problema sanitario grave preoccupa. Avere un ragazzo o una ragazza in anoressia, in bulimia, è una cosa che a volte viene perfino nascosta, ma che condiziona la vita di un'intera famiglia. Allora bisogna essere solidali e vicini a chi ha questi problemi.